Benvenuti sulla Gazzetta MMA, canale in italiano che vi aggiorna sugli sport da combattimento. A sentire le parole di Ariel Helwani, noto giornalista ESPN che cura per il canale televisivo tutto ciò che riguarda la UFC e giornalista che è sempre estremamente informato su tutto ciò che accade attorno al mondo della UFC, pare essere cosa ormai certa un possibile rematch tra Dustin Poirier e Conor McGregor. Parleremo dunque a questo punto di una trilogia, in quanto, come tutti ben sapete, il primo incontro è finito nelle mani di Conor McGregor, il secondo incontro è finito nelle mani di Dustin Poirier, e quindi ci sarà questa trilogia che andrebbe poi a chiudere il cerchio tra i due e, a quanto pare, a definire quello che potrebbe essere il prossimo campione della Lightweight Division. Prima di tutto voglio dirvi che questa notizia data da Helwani è ovviamente non una certezza, in quanto è una notizia e non è stata confermata dalla UFC, in quanto ancora ad oggi non c'è una data precisa, quindi si tratta di voci interne, ma comunque voci. Però dette da un giornalista estremamente rispettato e comunque che conosce molto di quello che è il background della UFC, io mi fido e dico che se lui si sbilancia e dice ci sarà un McGregor Poirier 3, probabilmente ci sarà un McGregor Poirier 3. Però il fatto che ci sarà questo incontro che andrà a chiudere la trilogia, a me, sinceramente, non fa impazzire. E non fa impazzire per una serie di motivi. Il primo motivo è che, come tutti ben sapete, negli ultimi 12 mesi c'è stato un cambio totale di quella che è la Lightweight Division. Abbiamo visto Khabib vincere contro Justin e ritirarsi. Abbiamo visto un grandissimo Charles Oliveira scalare prepotentemente il ranking della Lightweight. Abbiamo visto un Michael Chandler entrare di prepotenza, sconfiggere in maniera davvero, davvero inaspettata, almeno per me, Dan Hooker e posizionarsi nella casella numero 4 del ranking. Abbiamo visto la continua discesa di Tony Ferguson e abbiamo visto anche l'ultima sconfitta di Conor McGregor. Quindi una serie di cambiamenti, direi abbastanza epocali, almeno per questa categoria di peso, che dal mio punto di vista avrebbero dovuto portare a una rivoluzione, ovvero che hai una serie di atleti che sì hanno fatto sicuramente la storia di questa categoria, ma che per un motivo o per un altro non sono più ai vertici, perché Khabib è sempre stato imbattuto, tutto quello che volete, ma si è ritirato. Perché Justin, sì, ottimo atleta, però ha avuto più volte la possibilità di vincere la cintura e non lo ha mai fatto. Abbiamo un Conor McGregor che è ritornato dopo l'incontro con Cerrone, tutti ci aspettavamo chissà cosa ed ha perso anche malamente. E poi abbiamo un altro atleta che secondo me sarebbe potuto arrivare in alto, ma che al momento sta, come dire, scendendo nel ranking della lightweight, che è Dan Hooker. Allo stesso tempo abbiamo visto atleti esplodere. Come detto prima, Charles Oliveira, secondo me, è la nuova stella di questa divisione. Michael Chandler, secondo me, può fare molto molto bene. E attenzione, io ero uno dei primi che diceva che Chandler non tanto non avesse le qualità, ma che dovesse dimostrare. Tuttora dico, Chandler deve dimostrare, perché un incontro comunque non è sufficiente, però voglio dire, tra un debutto anonimo e un debutto come il suo, ce ne passa. Ma perché nello specifico un Dustin Poirier contro Conor McGregor 3, secondo me, è un incontro che non ha molto senso? Non ha molto senso perché io capisco che Dana White veda tutto ciò come un business, perché alla fine è un business, alla fine bisogna farci soldi sopra e va benissimo, non sono contrario a questo. Allo stesso tempo penso che continuare a spingere su un possibile ritorno di Khabib e quindi non eliminare Khabib dal numero 1 pound for pound e dal numero 1 della Lightweight Division
dal mio punto di vista è un errore, perché te comunque vai a tarpare le ali a possibili nuovi atleti che potrebbero andare a rimpiazzarlo. Io capisco bene che Dana White, per motivi economici, per motivi d'immagine, vorrebbe un ritorno di Khabib a tutti i costi, ma se Khabib dice che non vuole tornare, non torna. Non credo poi che Khabib sia il tipo di persona che si fa influenzare da un milione in più, un milione in meno, anche perché credo che a sto punto sia ricco sfondato. Detto questo, se Khabib non può più essere il campione perché si ritira, Dana White deve trovare un nuovo campione, un nuovo detentore della lightweight division. E che cosa ha pensato di fare? Ha pensato di andare a dare un incontro titolato al vincitore di Dustin Poirier contro Conor McGregor 3. Ora, io penso che Dustin Poirier abbia il diritto di avere una chance titolata, perché fondamentalmente ha dimostrato davvero, davvero tante volte di essere un top atleta e onestamente, se io mi vado a vedere il ranking della lightweight division, faccio fatica a trovare uno che, non tanto che possa batterlo, perché poi alla fine quando entri nell'ottagono tutto può succedere, ma che sulla carta sia migliore di lui, perché non credo che Justin sia migliore di lui, non credo che Chandler sia migliore di lui. Sicuramente Tony Ferguson e Conor McGregor al momento non sono migliori di lui, e poi si va giù a scendere con Dos Anjos e Hooker che comunque non hanno le qualità, quantomeno al momento, per diventare dei campioni. Quindi, dal mio punto di vista, l'unica possibilità concreta nel momento in cui Khabib si va a ritirare per dare un nuovo campione a questa divisione è andare a fare un incontro tra Charles Oliveira e Dustin Poirier. Punto. Punto, non c'è altro da fare. Perché se te mi vai a mettere come chance titolata di nuovo Dustin Poirier contro Conor McGregor, è abbastanza evidente che tu faccia di tutto per portare Conor McGregor di nuovo lì in alto e dargli la cintura. Ora, io capisco che economicamente parlando, un Conor McGregor ai vertici della categoria ti faccia fare tanti soldi. E mi va bene, non è che sono qui a dire no, è sbagliato. È una scelta, però allo stesso tempo è una scelta che sì, è economicamente molto conveniente, perché comunque dare una chance titolata a Conor McGregor contro Dustin Poirier vuol dire tanti, tanti, tanti soldi in pay-per-view, e questo è innegabile, però vuol dire anche tarpare le ali a atleti che secondo me meritano più di Conor, perché Charles Oliveira, che dal niente mi scavalca un sacco di fighter forti e scala la vetta fino ad arrivare al numero 3 del ranking della lightweight, si merita una chance titolata. Un Charles Oliveira che semplicemente distrugge tutto ciò che si trova davanti si merita una chance titolata. Conor McGregor, per tutti i fanatici di Conor, che a me piace Conor, per carità, però per tutti i super fanatici di Conor, voi mi dovete spiegare, Conor McGregor cosa ha fatto per meritarsi un'altra chance titolata? Cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Conor McGregor si è ritirato, io credo almeno 2 volte negli ultimi 2 anni. È andato a fare incontri di box ridicoli. Ridicoli, perché mi vai a fare un incontro di box con Floyd Mayweather semplicemente per i soldi. Non che ci sia niente di male, vi ripeto, i soldi piacciono a tutti. Però se te mi vai a fare in un certo senso, ok? In un certo senso, prendetelo con le pinze. Il buffoncello per farmi un incontro di box con Mayweather, non puoi poi pretendere che torni, fai 2 incontri di cui uno lo perdi e pretendi di avere la chance titolata. È sbagliato, ragazzi, è sbagliato. In questa federazione servirebbe un pochino più di meritocrazia. Va bene, Conor ti fa fare più soldi, un Conor contro Poirier ti fa fare sicuramente più soldi di un Poirier contro Oliveira, e su questo siamo tutti d'accordo. Ma tra i due, chi è che merita di più di avere una chance titolata? Conor McGregor o Charles Oliveira? Charles Oliveira, che ha semplicemente annientato qualsiasi cosa si trovasse di fronte, fino a scalare la classifica fino al numero 3. O Conor McGregor, che come detto prima, negli ultimi 2 anni praticamente non ha fatto niente. Non ha fatto niente perché tra incontri farlocchi di box, un ritorno con un Donald Cerrone che era messo lì semplicemente per fare scena, perché Cerrone sono ormai anni che, ragazzi, entra nel ring e le prende da chiunque, fondamentalmente, da chiunque. Ditemi voi chi meritava questa chance titolata.
Un'altra cosa che sinceramente non mi è piaciuta per niente dell'ultimo incontro tra Dustin e Conor è come Conor ha approcciato questo incontro. E non mi riferisco al fatto che abbia evitato il trash talking, che sinceramente quello mi ha fatto piacere, ma intendo proprio come vera e propria preparazione. Conor ha detto che si è preparato a questo incontro cercando di impostare l'incontro sulla box praticamente, perché lui vedeva questo incontro come una preparazione a un possibile incontro contro Manny Pacquiao, ok? Ora io dico, tu Conor, ok? Che sei stato un'icona di questo sport e un'icona di questa categoria. Pensi davvero di poter preparare un incontro col numero 2 della Lightweight Division solo e esclusivamente di box? Voglio dire, un po' impertinente, eh? Per quanto tu possa essere bravo, Conor, un po' sfacciato, un po' tanto sfacciato, ok? Quindi non rispetti il tuo avversario perché non arrivi veramente preparato all'incontro. Perché per quanto tu possa dire che eri fisicamente pronto, non eri tecnicamente preparato e si vedeva. Perdi, giustamente, e Dana White cosa fa? Pur di metterti lì, pur di metterti al primo posto, ti vuole dare un rematch contro Dustin Poirier nella speranza che tu vinca, per poi fare cosa? Cercare di andare a fare un Khabib contro Conor McGregor 2, puntando sul fatto che adesso Conor è campione? Non va bene, ragazzi, non va bene. Sicuramente va bene per lo show, sicuramente va bene per i soldi, però non va bene per lo sport e non va bene per tanti atleti che meriterebbero di avere questa chance titolata molto più di Conor. Molto più di Conor. Quindi detto questo, nel caso si dovesse fare un Conor McGregor contro Dustin Poirier 3, dal mio punto di vista questa volta Conor arriverà preparato. Se Conor arriva preparato, ha buone possibilità di vincere. Ripeto, non è sicuro che vincerà, ma ha buone probabilità di vincere. Nel caso vincesse, sarà incoronato campione, dal mio punto di vista ingiustamente, ingiustamente perché uno che non combatte da 2 anni praticamente e mi ritorna facendo un match ridicolo con Cerrone e perdendo con Poirier non può avere una chance titolata, ok? Perché questa chance te l'hanno data solo e esclusivamente per il nome e non perché te la meriti. E poi vai a tarpare le ali a future promesse, perché io vi ripeto, a me Oliveira piace davvero tanto e io credo che abbia il diritto di avere una chance titolata, ok? Detto questo, il buon vecchio Dustin è felice, indipendentemente che vada a combattere con Oliveira, con Chandler o con McGregor, in quanto sicuramente lui sarà uno dei due che parteciperà alla title shot. Poi è ovvio che se davanti ci avrà McGregor, sarà felice perché farà una barcata di soldi. Se davanti avrà qualcuno che non è McGregor, sarà comunque felice perché avrà la sua opportunità di prendersi la cintura. Quindi, comunque vada, a lui va bene. Ripeto, per l'ultima volta, per evitare polemiche. Io ovviamente non sono nessuno per dire che Poirier contro McGregor sia un incontro che non dovrebbe essere fatto, comunque non dovrebbe essere fatto per la cintura e non dovrebbe essere fatto adesso. Però, nel caso venga fatto, io do un 50 e 50. Quindi non vedo Conor favorito, ma non vedo neanche Dustin favorito, sinceramente. Detto questo, fatemi sapere che cosa ne pensate. Credete che un possibile incontro titolato tra Dustin e McGregor sia una cosa giusta? Credete che McGregor non meriti una possibilità di chance titolata o quantomeno non meriti una chance titolata adesso? E nel caso lui non se la meriti, ditemi chi secondo voi dovrebbe essere lì, chi secondo voi dovrebbe salire sull'ottagono e lottare per la cintura? Detto questo, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!